Buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi si parla eh, di patologie degli organi pelvici. Per farlo abbiamo invitato qui in studio con noi la dottoressa Valeria Gianfreda. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, lei è proctologo? Sì, io sono un chirurgo dell'apparato digerente, che, chirurgo generale, che nell'arco della mia professione e della mia formazione chirurgica si è dedicato con particolare attenzione e eh, passione, diciamo, possiamo dire, ai disturbi degli organi pelvici, sia nella patologia maschile che nella patologia femminile. Ecco, parliamo del prolasso degli organi pelvici. Eh, come si verifica? Perché è il target eh, di persone che eh, si trovano a dover far fronte a questa eh, patologia? Allora, il prolasso degli organi pelvici è una patologia complessa eh, che eh, richiede una formazione eh, diciamo approfondita e specialistica rispetto ad, eh, diciamo sia a concetti di anatomia che a concetti di fisiologia. Ovviamente colpisce eh, la popolazione femminile e ehm, devo dire che è una patologia che affligge una grande porzione della popolazione femminile. Eh, I motivi, le cause, i fattori diciamo, che possono essere alla base di questa patologia sono assolutamente multifattoriali, nel senso che sicuramente riconosciamo una eh, familiarità alla base diciamo, di questa patologia che va poi sommandosi a mh, problematiche eh, legate sicuramente alle modalità di espletamento dei parti e al numero dei parti espletati. Ed in più, eh, in particolar modo, nelle donne in fase peri- o postmenopausale, eh, diciamo agli squilibri eh, ormonali che possono eh, verificarsi nel corso della vita di una donna. Sicuramente um, un elemento eh, fondamentale che può essere alla base mh, diciamo, di un'aumentata incidenza o rischio di avere prolassi degli organi pelvici siano le variazioni di peso corporeo, le variazioni repentine sia in senso di eh, aumento del peso corporeo sia in senso di dimagramento. Quindi tutti i disturbi alimentari, eh, sia in eccesso che in difetto, possono portare ad una mh, perdita diciamo, dei normali. Mh, le normali strutture di supporto e sostegno degli organi pelvici, quindi un dimagramento può portare all'allentamento, diciamo si allentano i legamenti pelvici e quindi si potrebbe aumentare il rischio e l'incidenza dell'insorgenza dei prolassi degli organi pelvici. Alla base ehm, dalla slide che vorrei presentare, diciamo, alla base diciamo, di questo approccio eh, alla cura degli organi, dei prolassi degli organi pelvici, è necessario avere appunto una visione tridimensionale del problema. Perché? Perché gli organi, eh, la vescica, l'utero, la vagina e il retto sono ehm, organi strettamente connessi l'uno all'altro, e eh, per poter avere hm, diciamo, una cura esaustiva di tutti i problemi eh, da esso derivati, eh, è occorre avere un approccio tricompartimento. A queste patologie. Quindi questo è l'approccio che io propongo nelle mie pazienti. Ma eh, questo prolasso degli organi pelvici eh, ha una sintomatologia? Da cosa si può riconoscere? I sintomi sono veramente eh, variegati e eh, possono partire ed è per questo che spesso la donna può andare in confusione, nel senso che non sa qual è il medico, eh, diciamo, lo specialista a cui rivolgersi, nel senso che i disturbi possono essere disturbi della sfera urinaria, quindi mh, il prolasso della vescica, quindi la discesa dell'organo, quindi il senso di bulge, il senso di peso vescicale, associato a disturbi da incontinenza urinaria, ma anche a disturbi di mh, incompleto svuotamento urinario Adesso si possono associare i disturbi della sfera genitale, quindi i disturbi i dolori ai rapporti sessuali, i disturbi ehm, eh, diciamo di, ehm, durante le fasi mestruali e tutta la fase diciamo, legata ai cambiamenti ormonali e poi eh, ovviamente la discesa dell'utero stesso, che spesso le donne riferiscono di avere appunto un senso di ingombro vaginale, un senso di peso in vagina. E poi tutta la sfera del retto, quindi l'incompleta evacuazione, la stitichezza i disturbi delle emorroidi, i disturbi dell'ano, i sanguinamenti anali, quindi tutti questi sintomi che vi ho elencato possono essere in misura diversa, in proporzione diversa associati in un, mh, diciamo, in un disturbo di prolasso degli organi pelvici. Come si può intervenire per uh, curare e, e andare a sistemare quella che è questa, una patologia? veramente eh, fastidiosa per, per le donne. Sì, è una patologia che altera fortemente la qualità di vita di queste donne che spesso sono costrette diciamo, a rinunciare alla loro professione, a perdere molti giorni della loro eh, attività lavorativa e, ed è difficile conciliazione con una vita anche sociale perché ovviamente poi sono molto invalidate e dietro poi ci sono anche tanti tabù no, della sfera anche emotiva, sessuale di queste donne. Dunque, innanzitutto si parte da una corretta diagnosi, la corretta diagnosi parte da, un, da uno specialista dedicato, quindi sicuramente rivolgersi allo specialista che è il chirurgo della pelvi. Eh, dopodiché, sicuramente la visita clinica e ehm, l'esame radiologico. Gli esami radiologici che noi proponiamo e dalle immagini che vedrete ora si può vedere molto bene che eh, il, quando l'utero prolassa, vedete da questa slide si, si capisce diciamo, in modo abbastanza chiaro che è l'utero quello che determina praticamente la statica pelvica. Quando l'utero tende a prolassare, cioè quando i legamenti che sostengono l'utero vengono meno, esso determina in un certo qual modo una discesa sia della parete vaginale anteriore e quindi della vescica, sia della parete vaginale posteriore e quindi un prolasso del retto associato. Uh, in queste pazienti propongo come esame diagnostico la defecorisonanza che potrete vedere praticamente nelle immagini, che è un esame mh, diciamo mini-invasivo perché è un esame risonanza, quindi non, non necessita di un mezzo di contrasto endovascolare, soltanto un gel nel retto e nella vescica. Vedete come l'utero viene giù e si porta anteriormente dietro la vescica posteriormente determina una discesa del retto, discesa del perineo ed un prolasso di tutti e tre gli organi, quindi un prolasso tricompartimentale. Questo esame è un esame specialistico, ovviamente richiede una particolare expertise, ma ci sono diversi centri diciamo, che sono dedicati a questa, eh, a questa diagnostica. Eh, avrete capito, diciamo, che eh, l'utero è un organo da preservare, quindi eh, se l'utero è sano, quindi a fronte di esami diagnostici quali il Pap test, ecografie transvaginali e isteroscopie se necessarie, riconosciamo in queste donne un utero sano, assolutamente lo dobbiamo preservare. Eh, è possibile con una chirurgia mini invasiva mh, andando ad utilizzare di particolari strutture ehm, di reti mesh dalle immagini vedrete appunto una piccola mesh che si può applicare laparoscopia, quindi con una tecnica mini-invasiva, questa, re, questa rete, questa mesh è in, pro, in polipropilene, è, ha una forma a V e viene applicata all'interno dell'addome diciamo, del, del, della donna, essa va ad essere ancorata all'utero, alla vagina e alla, diciamo, agli organi che devono essere sospesi passando al di sotto del peritoneo. Abbiamo un'animazione che fa vedere in modo abbastanza eh, semplice quello che si può ottenere grazie a questo intervento vedete viene inserita la rete con tre buchini attraverso l'addome la rete viene passata al di sotto del peritoneo che è l'involucro che ricopre tutti i nostri organi interni e vedete che da un prolasto di terzo quarto grado riusciamo praticamente a riportare l'utero in una posizione corretta andando a preservare l'anatomia della donna rispettando l'importante ruolo diciamo anche di integrità che l'utero assolve anche nella psicologia femminile mh, riportando gli organi pelvici ad una posizione il più simile possibile all'anatomia originaria, vedete che il prolasso della vescica si corregge, il prolasso dell'utero si corregge e anche il prolasso del retto si corregge. In questo modo i disturbi della minzione, quindi tutti i disturbi della sfera urinaria, i disturbi della sfera genitale e i disturbi della defecazione vengono corretti contestualmente in un unico atto chirurgico che diciamo, ha dei tempi medi di 120 minuti, quindi non è un intervento particolarmente lungo, che richiede assolutamente una, una grossa specializzazione, quindi una grossa casistica operatoria per poterla essere diciamo, certo. applicato, ma eh, che mh, determina soltanto tre giorni di degenza media negli ospedali e mh, consente al paziente di ritrovare una, una qualità di vita nel giro di una settimana a dieci giorni. È impressionante mh, come vedevamo dalle immagini come si passi da eh, una situazione eh, appunto eh, scorretta di posizionamento degli organi a post-intervento come torni tutto eh, eh, come prima, anzi forse meglio e eh, tutto si sistemi. Sì. È veramente impressionante. Lei prima mi parlava eh, di un intervento POPS e di nuovo approccio alla cura degli organi pelvici. Ce ne vuole parlare? Sì, ecco, questo è l'intervento diciamo, che vi ho fatto vedere le immagini, però volevo eh, diciamo, stressare molto il concetto della preservazione diciamo, dell'utero, perché mh, al momento attuale spesso quando si ha un prolasso degli organi pelvici viene proposta sicuramente come prima eh, tecnica di approccio l'isterectomia, quindi l'asportazione dell'utero. È vero che sono te le tecniche diciamo, proposte attualmente sono tecniche che vanno a correggere sicuramente il prolasso genitale, ma mh, diciamo con la tecnica POPS che è questa che vi ho presentato avete potuto vedere come in realtà noi ci occupiamo di tutti e tre gli organi insieme perché mh, diciamo siamo dei colonproctologi o nasciamo come colonproctologi chirurghi generali e quindi conosciamo molto bene la dinamica defecatoria la dinamica defecatoria è diciamo, la dinamica che sta alla base delle, dello straining, delle spinte che la donna deve esercitare quotidianamente per poter evacuare se non viene corretto contestualmente il il, diciamo il prolasso anche del retto, che si associa sempre al prolasso genitale. La donna continua ad avere la costipazione, continua ad avere la stitichezza e la stitichezza determina uno sforzo continuativo che va ad incidere sull'utero e sugli organi pelvici. Pertanto, se non correggiamo tutti e tre gli organi contestualmente, vescica, vagina, utero e retto. In base alle nostre casistiche diciamo, ospedaliere riconosciamo un alto tasso di recidiva nei casi in cui gli organi non vengono trattati tutti e tre nello stesso contesto chirurgico. Io eh, interromperei l'intervista per qualche minuto perché adesso andiamo in pubblicità ma torniamo tra pochissimo a parlare con la dottoressa Valeria Gianfreda di queste patologie degli organi pelvici e ci faremo spiegare meglio come affrontare queste patologie. Grazie eh. mille e mi raccomando non cambiate canale. Ed eccoci qui di nuovo con la dottoressa Valeria Gianfreda, eh, stavamo parlando di patologia degli organi pelvici. Eh, parliamo in questo blocco di un argomento un po' più tabù, la patologia del retto e delle omorroidi. Ce ne vuole parlare, ci vuole introdurre all'argomento? Allora, diciamo che l'argomento è quasi introdotto dalle ultime parole del, diciamo, dell'intervento di prima, perché vi stavo spiegando che, eh, diciamo, lo straining, cioè le spinte defecatorie che siamo costretti ad esercitare quotidianamente per defecare, diciamo, potrebbero essere proprio la causa, no? la causa della discesa degli organi. E appunto quando si ha una necessità di spingere notevolmente per la defecazione, spesso abbiamo la, la patologia emorroidaria, cioè le emorroidi prolassano all'esterno. E quindi da qui tutta la corte di sintomi bruciori sanguinamenti dolori anali e fastidi anali in realtà diciamo è sempre importante quando si hanno di disturbi anali associati ad alterazione della defecazione sia in senso della costipazione, cioè della difficoltà ad di andare di corpo, sia in senso della diarrea o addirittura bisogno di andare di corpo più volte nell'arco della giornata, avendo un senso di incompleta evacuazione, occorre sempre andare a fare una diagnosi di prolasso del retto, cioè se il retto è prolassato potremmo avere dei sintomi emorroidari, ma i sintomi emorroidari sono solo la punta dell'iceberg, il problema è il prolasso del retto, quindi L'organo che discende nella, diciamo, nella, nella spinta è proprio il prolasso del retto. E, e come si può di diagnosticare il, il prolasso del retto? Il, il prolasso del retto si diagnostica innanzitutto, come vi dicevo già prima, andando e rivolgendosi dallo specialista diciamo corretto, quindi il colon proctologo chirurgo del, del retto, degli organi pelvici, che vi potrà, eh, diciamo, semplicemente con un'esplorazione rettale mh, e nella donna sia rettale che vaginale, quindi in una posizione ginecologica, andare a dire se effettivamente vi è una componente di prolasso del retto. Quindi non soffermandosi soltanto sul sintomo, cioè sulle emorroidi che prolassano, ma andare a speculare, a cercare qual è la causa di questa discesa emorroidaria. Perché se noi facciamo correttamente la diagnosi a quel punto possiamo anche proporre al paziente la corretta soluzione, evitando eh, diciamo, le recidive che purtroppo sono molto elevate in caso di chirurgia palliativa che viene spesso proposta diciamo, con chirurgia ambulatoriale o chirurgia soltanto in cui vengono asportate le emorroidi se non si fa la corretta diagnosi di prolasto rettale spesso si tolgono le emorroidi ma si lascia la causa diciamo. quindi c'è una recidiva è possibile. si potrebbe avere un alto rischio di recidiva e questo vale anche, diciamo, ricollegandoci all'argomento di prima, se noi correggiamo isolatamente gli organi quindi la vescica, la vagina, l'utero il retto, senza approcciare in modo olistico alla pelvi rischiamo di come dire, curare il sintomo, ma non la causa, e quindi poi incorrere in un alto tasso di recidiva. Ehm, è possibile, diciamo, ehm, prevenire in un certo senso i disturbi emorroidari. Eh, e del prolasso del retto, sicuramente assumendo delle eh, um, corrette abitudini alimentari. Possiamo quindi in una fase del tutto preventiva aumentare eh, l'assorbimento di liquidi, quindi almeno 3 litri di acqua al giorno o di bevande in genere, mh, assumere sicuramente un'alta quantità di fibra, frutta e verdura, perché ci consentono diciamo, di aumentare il quantitativo di fibra oppure di assumere degli integratori di fibra. In questo modo abbiamo diciamo, un... un Peso fecale maggiore e quindi la capacità di svuotare meglio il retto, evitando che le feci possano poi rimanere all'interno dell'intestino, fermentare e dare anche molti gas, quindi anche problemi di meteorismo e problemi, diciamo, di disbiosi intestinali e le diarree che possono essere anche molto fastidiose per questi pazienti. Quindi, eh, diciamo, la buona alimentazione, un'alimentazione corretta è un buon modo per prevenire queste patologie. Sicuramente esistono delle tecniche innovative per far fronte a queste patologie così eh, disagianti? <ride> sì Allora, innanzitutto, anche in questo caso si parte da una corretta diagnosi. Quindi, mh, dalle immagini vedrete come con la RX defecografia dinamica e la RX, eh, diciamo, ecco, qui vedete come la patologia si può manifestare con vari quadri. Quindi, oltre al prolasso dell'emorro. Potete avere anche nella slide successiva potete vedere anche la patologia del retto cele. Che cos'è? È, è l'ernia che il retto va a determinare sulla parete vaginale posteriore, uh -huh. quindi la donna può sentire un senso di peso a livello vaginale perché è il retto, che non svuotandosi correttamente, prolassa e va a spingere da dietro in avanti la vagina. E spesso le donne hanno necessità di digitare il retto la vagina per svuotare manualmente il retto dalle feci. Quindi eh, dalla slide successiva vedete come è possibile tramite un RX defecografia, in questo caso è un esame radiologico base, eh, quindi sono radiazioni, un RX è dinamica, il paziente esegue un clistere mh, diciamo di bario e mh, gli viene chiesto di ponzare come per andare di corpo e vedete come da queste immagini si vede che il retto risulta essere mh, come dire, eh, abbondante nella sua misura, nel senso che è un retto che prolassa, che scende oltre le normali linee anatomiche e in questo caso avremo una corretta diagnosi di prolasso rettale. Eh, le tecniche chirurgiche che possono andare a curare non i sintomi soltanto, ma anche e soprattutto la causa, sono tecniche che possono avere mh, uno scopo sia di asportare il prolasso del retto con delle suturatrici meccaniche, quindi dei macchinari che tagliano e cuciono praticamente questo prolasso, oppure delle tecniche diciamo di pessia, cioè che si va a fare una plastica all'interno del retto per sospendere il retto e mantenerlo in sede, evitando che poi esso possa dislocarsi verso il basso e far uscire le emorragie all'esterno. Anche queste sono tecniche mini-invasive, una notte di degenza al massimo due, non richiedono diciamo, particolari accorgimenti diciamo, di riposo, diciamo, in una settimana, dieci giorni il paziente può riprendere una qualità di vita eh, dignitosa e eh, riprendere diciamo, anche la sua attività lavorativa. Io dedicherei l'ultimo momento della nostra intervista alla fisioterapia pelvica. Che cos'è e quando si, quando si applica questa? Ginnastica, siamiamola. Sì, no? Esatto, questa domanda è molto interessante perché c'è molta mh, diciamo, disinformazione sull'argomento. Eh, devo dire che da anni, eh, ormai io sono circa 15 anni, che mi dedico eh, con particolare attenzione sia alla pelvi della donna ma anche diciamo, alle patologie maschili, come eh, sia fondamentale avere una collaborazione stretta tra il chirurgo e il fisioterapista ostetrico. Perché? Perché mh, tutte queste patologie che, diciamo, di cui vi ho parlato fino ad ora. Sono patologie che hanno tutte alla base una mancata coordinazione dei muscoli anali e pelvici, cioè del diaframma pelvico. Spesso tutti questi pazienti che vanno incontro a patologie anali o degli organi pelvici hanno una mancata coordinazione dei muscoli um, del diaframma pelvico. Se noi rieduchiamo questi muscoli e diamo al paziente una consapevolezza diversa rispetto a, al suo apparato muscolare, riusciamo non solo a prevenire diciamo, queste patologie, quindi riusciamo a prevenirle nel tempo evitando che si possano poi verificare nelle, nelle età critiche, ma ma soprattutto poi utilizziamo molto questo tipo di ginnastica sia per riabilitare i pazienti preparandoli all'intervento sia dopo l'intervento affinché possano diciamo, recuperare mh, sia la loro anatomia che è stata corretta dalla chirurgia ma anche soprattutto la loro funzione riportando eh, vescica, vagina, utero retto e il retto nell'uomo quando subisce gli interventi per i prolassi del retto ad avere una normale eh, abitudine sia defecatoria che delle altre sfere. Veramente interessante. Mi chiedevo se eh, i nostri telespettatori potessero trovare i suoi contatti su internet, sui social network, dove possono rintracciarla. Allora, um, esiste un sito eh, www.valeriagianfreda.it dove eh, potete trovare diciamo, tutti i, i miei riferimenti, eh, la mia formazione, quindi tutte le tecniche chirurgiche e le esplicazioni alle tecniche chirurgiche e le sedi dove io ricevo. Io sono responsabile di un'unità operativa semplice presso un ospedale. Eh, Pubblico eh, religioso l'ospedale Madre Giuseppina Vannini a Roma, e, eh, e poi diciamo, pratico anche eh, la mia attività in vari studi eh, privati in varie sedi a Roma, quindi a, mh, comunque sul territorio romano. Quindi è rintracciabile. Se potesse dire qualcosa che ci sta guardando, dare un consiglio, eh, sì. cosa direbbe? Direi che eh, questi disturbi sono veramente invalidanti. Spesso eh, arrivano da me i pazienti in una fase veramente troppo tardiva, cioè quando questi patologie ormai sono conclamate e sono ormai soltanto di pertinenza chirurgica, ma vi assicuro che dedicando eh, maggiore attenzione, eh, riducendo diciamo, i tabù che spesso sono eh, comunque correlati a queste patologie, eh, io credo che si possa migliorare notevolmente e, e stare meglio, perché queste patologie vanno veramente diciamo, ad alterare anche poi gli umori e il, la, il desiderio di condividere la propria vita in famiglia, con gli altri in una società, quindi se riuscissimo ad arrivare prima della fase chirurgica. Mh... Sarebbe eh, decisamente meglio e eh, sarebbe auspicabile. Io ringrazio la dottoressa Valeria Gianfreda per essere stata qui con noi ed essere stata così chiara con tutti gli esempi che ci ha fatto per farci capire in cosa, consiste, con cosa consistono queste patologie. Quindi grazie mille per il suo tempo. Mm -hmm. Grazie, grazie per l'invito, è un gran piacere condividere, diciamo, anche con eh, chi ci ascolta, quello che mh, spero di aver spiegato in modo abbastanza semplice. Assolutamente. E se voi da casa vi siete riconosciuti in, qua in qualche: sintomo elencato dalla dottoressa Gianfreda, mi raccomando, non, eh, non aspettate ma contattate il vostro medico specialista o addirittura giustamente la dottoressa Valeria Gianfreda e io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi auguro buon proseguimento di serata, grazie mille a tutti.